galoppare verso l'orizzonte ed avverte un senso di impotenza. Sa che quegli animali impazziti possono essere pericolosi per tutti, anche per loro stessi, e ricorda le parole di Garagone. Durante il percorso, il loro comportamento diventa ogni giorno più strano. Una volta sono giunti in prossimità di un lago e in preda alla foga, alcune hanno impedito alle prime di fermarsi, facendole precipitare in acqua. Quelle povere antilopi sono impazzite. Un momento, se proseguono in quella direzione, arriveranno dritte davanti al mare. Oh. Fermo, Kimba! Dove vai? Ha deciso di fermarle. Vieni subito fuori, Kimba, e cerca di ragionare. Vattene via e lasciami in pace! Basta, Kimba! Povero piccolo, secondo me deve avere subito un brutto shock. Come ti permetti? Lasciami in pace! Adesso piantala, Kimba! Ah, vergogna! Quando fai così non si direbbe che tu sia il figlio del grande Panda! È una cosa terribile! Se credi che sia terribile, apri bene le orecchie e ascoltami. Sei il figlio di Panda e non puoi restartene lì senza fare niente. Hai il dovere di salvare quelle antilopi, chiaro? È impossibile, è già stata un'impresa a salvare Tommy. Figuriamoci un intero branco di antilopi. Nessuno ci riuscirebbe. Ah, sì? Ah, no, No, le energie non ti mancano, allora perché non fai qualcosa per salvare le antilopi? Non ha importanza se fallisci, almeno potrai dire di averci provato. Solo un leone coraggioso come te può riuscire in un'impresa simile. Forza, Kimba! Kimba ci pensa per un attimo, ma lo sguardo severo di suo padre lo spinge a prendere l'unica decisione possibile. Ora, l'unico problema è rimettersi in forza per affrontare quell'avventura. Portatemi da mangiare, sono molto affamato! Che cosa ti andrebbe di mangiare, eh? Portatemi qualsiasi cosa! Tieni! Completamente rifocillato da un bel pasto abbondante, Kimba parte per la sua missione, tappeggiando una folta schiera di animali. Il gruppo si muove nella savana a gran velocità. Il branco di antilopi, infatti, ha già guadagnato un bel vantaggio e bisogna raggiungerlo prima che sia troppo tardi. Nessuno ha ancora capito quale sia la loro meta, né cosa le spinga a radunarsi a migliaia per intraprendere quel folle e misterioso viaggio. È come se qualcosa di irresistibile le attirasse verso un luogo preciso, al di là delle montagne. Le antilopi proseguono il loro cammino con gli occhi sbarrati e lo sguardo fisso davanti a sé. Sembrano vittime di un maleficio, di un qualche terribile sortilegio. Si direbbe che nulla al mondo possa fermare la marcia del branco, ma ad un tratto, mentre le antilopi stanno scalando la montagna, come ipnotizzate, la roccia si sgretola sotto i loro zoccoli. Una fitta pioggia di sassi si abbatte sulle povere bestie terrorizzate e dopo un primo istante di smarrimento cominciano a fuggire all'impazzata lungo la stretta gola delimitata dalle imponenti pareti di roccia. Proprio in quel momento, dopo una rincorsa estenuante, giungono sul posto Kimba, Mandy e tutti gli altri. Sono tutte in preda al panico! Dobbiamo assolutamente cercare di bloccarlo, Kimba! Bisogna raggiungere al più presto la testa del gruppo! Forza, acceleriamo! A dire il vero, nessuno ha un'idea chiara di come si potrà fermare un branco di antilopi di quelle dimensioni e lanciarlo a quella velocità. Ma una cosa è certa, prima di tutto bisogna riuscire a superarlo. Siamo riusciti a superarle! Corri, Kimba, non fermarti! Kimba stringe i denti e accelera più che può, trascinando dietro a sé Saibos, Mandy e tutti gli altri animali.
Grazie a quell'ultimo scatto il gruppo riesce a guadagnare diverse centinaia di metri sul branco di antilopi e a giungere in largo anticipo alla fine della coda. Passeranno sicuramente di qui, dobbiamo bloccare la strada. La prima cosa che occorre per organizzare uno sbarramento efficace è un buon numero di grossi tronchi d'albero. E tutti gli animali, ciascuno con i propri mezzi, si danno da fare per procurarli. Pachidermi e roditori si occupano del loro abbattimento, lasciando alle scimmie l'incombenza del trasporto. Forza! Avanti! Forza! Spingete! A poco a poco, a furia di accatastare tronchi e massi, l'uscita della gola comincia ad essere ostruita. Rimane solo un dubbio. Lo sbarramento sarà sufficientemente robusto? Riuscirà a fermare l'impeto di migliaia di antilopi impazzite e a sbarrare loro la strada verso il mare?